Mentre la maggior parte degli uomini non si ricorda della tua esistenza, noi vogliamo adorarti, esprimerti i sentimenti della nostra gratitudine. Vogliamo lodare il tuo santo nome per le opere che tu compi, hai compiuto e compirai per noi. E in questa sera ancora una volta continua a benedire le anime nostre, opera in mezzo a noi, manifesta la tua potenza e la virtù del tuo spirito, perché il tuo santo evangelo possa operare in ogni cuore. Ti lodiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Cantiamo un cantico veramente bellissimo, perché esprime la testimonianza di ognuno di noi che abbiamo incontrato il Signore. Come neve ci imbiancò. Ringraziamo perché la nostra esperienza con te è qualcosa che ha trasformato la nostra vita, ha tolto l'incredulità e ha messo la fede, ha tolto l'incertezza e ci ha dato la certezza. E ti preghiamo, fa che in questa sera ancora una volta, nel ricordo dell'opera tua, noi possiamo lodarti dall'intimo del nostro cuore. Ma soprattutto ti preghiamo per la tua parola di verità, ammaestra e consiglia ciascuno di noi perché possiamo vedere l'opera tua ancora di più manifestato in noi. Grazie per le opere che tu hai compiuto, grazie per i miracoli che tu compi e grazie per quello che tu farai anche in quest'ora, mentre siamo intorno alla tua parola che è potenza per la salvezza di ognuno che crede. Ti ringraziamo per la tua fedeltà e per il privilegio che ci dai di poter con te e con quanti ti amano essere uniti in un lavoro che è l'annuncio della tua parola nel mondo.
rimani con noi e noi ti lodiamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Rivolgiamoci insieme alla parola di Dio e leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, dal verso 17. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania non distava da Gerusalemme che circa 15 stadi, 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come dunque Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fosti stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. E Marta gli disse: lo so che risusciterà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio, che doveva venire nel mondo. Fermiamo la nostra attenzione su quest'ultimo verso e in particolare su queste parole. Ella gli disse: sì, o Signore, io credo. Sì, Signore, io credo. Il miracolo del ritorno in vita di Lazzaro è molto noto, è il 7° del Vangelo di Giovanni, perché in qualche modo lo Spirito Santo ha guidato l'Evangelista a presentare 7 diverse cose, diversi aspetti. E in questo capitolo Gesù è invocato 7 volte come Signore. Naturalmente il termine Signore non corrisponde al titolo di rispetto ed educazione che noi usiamo oggi chiamando delle persone. Nel Nuovo Testamento corrisponde a qualcosa di più. Dire Signore vuol dire riconoscerlo sovrano, padrone, re. E nel Nuovo Testamento questa idea di Cristo Signore è evidente in molti passi. Uno dei tanti, notissimi: ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è Signore alla gloria di Dio Padre. Oppure, come è detto anche nella prima Corinzi, nessuno può dire Gesù Cristo è il Signore se non per lo Spirito Santo. Che vuol dire? Ma come, Gesù ha detto non quelli che dicono Signore, Signore. E quelli che dicono Signore, Signore è gente che non valuta il significato della parola. La loro religione è soltanto una religione di parole. Ed è facile dire Signore, Signore, ma nessuno può dire Gesù Cristo è il Signore se non per lo Spirito Santo, o nessuno può affermare che Gesù Cristo è il Signore se non per lo Spirito Santo. E questa affermazione non è solo un'affermazione di labbra, ma è un'affermazione di sentimenti ed è un'affermazione di condotta. E l'Apostolo Paolo continua a dire: noi non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo quale Signore, o Gesù quale il Sovrano. Sì, Signore, io credo. Capita delle volte però che noi invece di dire sì, Signore, diciamo no, Signore. È incredibile, per esempio, la frase di Pietro. E non è il Simone figliuol di Giona prima del suo rinnegamento, non è il Simone figliuol di Giona prima della sua riabilitazione, ma è il Pietro dopo la Pentecoste.
nel capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, quando il Signore fa vedere a Pietro quella visione del telo calato dal cielo, e in visione il Signore dice a Pietro che vede tutti animali mondi ed immondi, soprattutto animali immondi secondo il concetto ebraico, ammazza e mangia. E Pietro incredibilmente risponde: in un modo, Signore, no, 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 Signore. Dio ci aiuti a fare attenzione a poter dire sempre sì, Signore, io credo. Naturalmente Dio dovette poi confermare a Pietro qualche altra cosa, e poi Pietro capì, meno male che capì, c'è speranza che forse capiremo anche noi. Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio che doveva venire nel mondo. È una dichiarazione di fede bellissima. Sono quelli che pensano che la più grande dichiarazione di fede è stata quella di Pietro, quando ha detto: tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente. Indubbiamente è una dichiarazione importante, ma se quella dichiarazione di Pietro noi non la facciamo nostra e non arriviamo anche noi in un tempo della nostra vita a dire: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio che doveva venire nel mondo, in realtà non abbiamo fatto un'esperienza con Dio. Noi non possiamo assolutamente pensare che la nostra fede è una fede di seconda mano. Non possiamo assolutamente allinearci con le dichiarazioni degli altri. La nostra deve essere una dichiarazione spontanea, vera, sincera, come la dichiarazione di Marta, che a un certo punto, dinanzi alle dichiarazioni del Signore, ella dice: sì, Signore, io credo. E questa parola, sì Signore, io credo, sì Signore, ci spinge a meditare su questo argomento del riconoscimento della Signoria di Cristo nella nostra vita. Sì Signore, io credo nelle tue affermazioni. Quali? A Marta, che aveva detto logicamente: certo che credo che mio fratello risusciterà. Quando risuscitano tutti i morti, risusciterà anche mio fratello. Ed era logico. Gesù risponde: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. E poi dice: credi tu questo? Oh, la potenza della parola di Gesù. E immediatamente questa Marta, dal tentennamento e dalla logica umana, passa nel regno della fede e dice: sì Signore, io credo. Gloria sia al Signore. Io credo che tu sei divino. Io credo che tu sei il grande io sono. Io credo che il Dio che si è rivelato nell'Antico Testamento come l'onnipotente Yahweh, e ora qui dinanzi a me, tu sei quell'Iddio, tu sei il mio divino Salvatore. Io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio che doveva venire nel mondo. È una dichiarazione la più completa della sua divinità, una dichiarazione spontanea che viene dal risultato di un'esperienza con Cristo. E in un momento di tale difficoltà e in un momento di tale dolore, questa donna emerge da tutte le sue sofferenze e da tutti quanti i suoi dubbi e dal lutto che l'ha afflitta per dire: Signore, io credo che tu sei divino, cioè io credo nelle tue affermazioni. È importante capire le parole di Gesù. Gesù aveva detto: se siete morti potete avere la vita per mezzo di me. Hai tu fiducia che avverrà questo? E per fede Marta risponde: sì,
Signore, io credo. Che vuol dire credere che Gesù è il Cristo? C'è un testo del Nuovo Testamento che dice: ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio. Vuol dire che basta credere che Gesù è venuto in carne? O non c'era bisogno assolutamente della fede per questo? Gli storici tutti affermano con le testimonianze della storia che Gesù Cristo è venuto. Vuol dire questo? Che Gesù è un personaggio storico? No, vuol dire qualcosa di più. Vuol dire confessare che Gesù è il Cristo, il divino Salvatore, e questo è un atto di fede che si può fare soltanto dopo l'ascolto della parola di Gesù. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi tu questo? Sì, Signore, io credo. È la fede e la fiducia e la certezza in questa affermazione che fa di noi delle persone trasformate dalla potenza di Dio. Sì, Signore, io credo nelle tue parole, io credo a quello che dici. D'ora in poi non metterò più in dubbio le tue affermazioni. Non sarà né la mia logica né il mio dolore a farmi dire certe cose. Signore, io crederò soltanto nella tua parola. E questo è il primo passo. Ma credere che Gesù è venuto è facile. Ma credi tu che Gesù è venuto proprio per te? Credi che Egli può risolvere proprio il tuo problema? Credi che Egli può intervenire nella tua famiglia? Credi che Egli può trasformare le situazioni? Credi che Egli può risolvere dei problemi irrisolvibili? Lo credi? Sì, Signore, io credo. Un'altra parola molto simile è quella pronunciata in un'altra circostanza da due ciechi, nel capitolo 9 di Matteo, che sentendo che Gesù si avvicinava cominciarono a gridare: abbi pietà di noi, figliuolo di Davide. E come i due ciechi si accostarono, Gesù disse loro: credete voi che io possa fare questo? Ed essi risposero: sì, Signore. Marta aveva detto: Signore, io credo nella tua parola e nelle tue promesse. Qui questi due ciechi dicono: Signore, noi crediamo nella tua potenza. Ma come? Può dire qualcuno. Perché questi ciechi gridavano? Non credevano abbastanza se gridavano? C'è tanta gente che grida e non crede. C'è tanta gente che spera ma non ha una fede. C'è tanta gente che prova qualsiasi sistema e qualsiasi mezzo ma in realtà non pone la propria fiducia nel Signore. Tant'è vero che oggi si dice: ma basta avere fede. Fede che vuol dire? Basta avere fede in chi? In che cosa? No, basta avere fede. Come se avere fede in qualcosa di confuso, di nebuloso, basti. La fede è qualcosa di molto preciso. Avere fiducia vuol dire avere fiducia in una persona, in una cosa, in una circostanza, in un'azione. E quindi Gesù domanda a questi due uomini ciechi: credete che io possa fare questo, cioè che io possa liberarvi? Ed essi risposero: sì, Signore. Allora toccò loro gli occhi. La delicatezza di Gesù. Gesù vuole essere certo della disponibilità nostra a lasciarlo operare, nella disponibilità nostra a riconoscerlo quale l'Onnipotente,
Se crediamo che Egli è il divino Salvatore, allora possiamo credere che Egli può operare e compiere miracoli nella nostra vita. Basta pregarlo e riaffermare la nostra fede, allora Lui interviene. Credi che, credete voi che io possa far questo? Sì, Signore. Forse stasera c'è qualcuno che ha bisogno di un intervento particolare di Gesù. E fino adesso è stato tentennante, ha creduto, ma la sua fede è stata una fede così incerta. E una fede incerta non è fede, perché fede vuol dire assolutamente porre la nostra fiducia nel Signore. Metti alla prova Gesù, permettigli d'operare nella tua vita. Non è qualcosa che riguarda gli altri, riguarda solo te. Gesù dice anche a te stasera e dice anche a noi stasera: credete voi che io possa far questo? Perché sapete, ci sono persone che pregano e non credono. Ci sono perfino cristiani che pregano e non credono. È possibile? Certo che è possibile. Vi ricordate la chiesa di Gerusalemme che pregava e stavano lì a pregare: Signore, libera Pietro, Signore, libera Pietro, Pietro è in prigione, Signore, liberalo. E Dio, in risposta alla loro preghiera, miracolosamente liberò Pietro dalla prigione. Vi ricordate la storia? La conoscete, vero? E come Pietro fu liberato e si rese conto della liberazione ottenuta, corse a casa dove i fratelli erano radunati insieme e bussò alla porta. E una ragazzetta s'accostò e disse: chi è? Sono Pietro. E quella, presa dalla gioia, invece d'aprire, sono cose che capitano, invece d'aprire corse indietro e disse: il Signore ha risposto, Pietro sta dietro la porta. E questi, disturbati nella preghiera che non era molto di fede, dissero: ma tu farnetichi, non è possibile, ma Pietro sta in prigione, forse è lo spirito suo, forse è il suo fantasma, forse hai pensato, ti sei illusa. Ma scusa fratello, sorella, ma tu hai tanto pregato per ottenere qualcosa e quando il Signore te la dà, perché non credi? Credi tu che il Signore può far questo per te? Lo credi ora? Allora ora il Signore ti toccherà e tu sarai liberato. Ma è un problema che da tanti anni c'ho, nessuno l'ha potuto risolvere. Ci sono delle situazioni così tristi nella mia famiglia che assolutamente non c'è via di soluzione. Ma credi o non credi? Perché chiedi? Perché ti rivolgi al Signore con delle parole che poi non confermi con la tua fiducia? Gesù vuole intervenire, ma vuole la tua completa fiducia. Ora, credete voi che io possa fare questo? Sì, Signore! Ecco che allora Egli interviene, e immediatamente. Sapete, ci sono quelli che dicono: ma ci vuole tempo, la cosa nella quale mi trovo è così intricata, prima che il Signore cominci a fare un'opera, sai, è un lavoro difficile, non credere che è una cosa facile, per altri forse è facile, ma per me... Ma credi all'onnipotenza del Signore o no? È Gesù il divino Salvatore? È Egli onnipotente? Se tu credi, Egli è pronto ad operare ora per te. E non solo nel rapporto del riconoscimento della sua divinità dobbiamo dire sì Signore, nel rapporto della sua potenza dobbiamo dire sì Signore, ma nel rapporto della nostra intimità con Lui dobbiamo dire sì Signore. E è un passo molto noto nel capitolo 21 di Giovanni. Quando ebbero fatto colazione, verso 15, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di questi?
Ed egli rispose: sì, Signore, tu sai che io t'amo. Sì, Signore, tu sai che io t'amo. Per tre volte Simone di Giovanni aveva rinnegato Gesù. E è interessante che la scrittura non lo chiama Pietro, lo chiama Simone di Giovanni, perché col suo rinnegamento non si chiamava più Pietro. Pietro era il nome dell'uomo nuovo che Gesù aveva trasformato. Ed ora per tre volte Pietro deve dire: sì Signore, io t'amo. Ma perché Pietro non l'amava? Occorreva che Gesù dovesse sentir di nuovo la voce di Pietro riaffermare questo? Sì, perché egli desidera la confessione della nostra fede. Mi ami tu più di questi? E qui i commentatori sono divisi in diverse idee. Alcuni pensano più di questi, e Gesù ha indicato la barca e il mare e i pesci. Altri pensano più di questi, il pane e i pesci che Gesù aveva messo sul fuoco. Altri pensano più di questi degli altri discepoli. Ma non ha importanza. Mettiamoli insieme queste tre cose, avremo un'idea molto chiara di tutti questi che prendono il posto di Gesù. E questo si ricollega mirabilmente, senza volerlo, ma è lo Spirito Santo che viene a ricordarcelo ancora una volta, alla lezione della scuola domenicale. Mi ami tu più dei tuoi interessi e dei tuoi affari? Mi ami tu più del tuo sostentamento e delle tue necessità quotidiane? Mi ami tu più delle persone più care che hai sulla terra? Oppure ci sono altri prima di me? Questo dice Gesù. Mi ami tu? Sì, Signore, tu sai che io t'amo. E quando noi possiamo dire: Signore, io t'amo prima di tutti gli altri, allora da questa intimità potrà scaturire la chiamata e la conferma al servizio. Nessuno può servire due padroni, dice Gesù. E qualche volta noi pensiamo che le parole di Gesù si riferiscano soltanto al fatto che servire due padroni vuol dire servire il diavolo e servire Dio. No, no. Tante volte noi abbiamo per padroni i nostri interessi, le cose della vita di tutti i giorni, affetti che ci schiavizzano, mentre noi dobbiamo appartenere solo al Signore. Mi ami tu più di questi? Sì, Signore, tu sai che io t'amo. Allora puoi ora essere riconfermato nel servizio e servirmi con gioia. Come ho detto precedentemente, ripeto, non vuol dire che il Signore ci chiama a dimenticare tutti e a non fare il nostro dovere nei confronti dei nostri cari, della nostra famiglia, del nostro lavoro. Assolutamente no. Dio è un Dio d'ordine, ma vuole che prima di tutto gli diamo l'onore e la gloria, il posto che gli compete. Egli deve avere il primato. Non ci devono essere conflitti nella nostra vita. Egli è il Signore. Sì, Signore, tu sai che io t'amo. Io sono la resurrezione e la vita. Credi tu questo? Sì, Signore, io sono, credete che io sono potente di fare questo? Sì, Signore. Mi ami tu più di questi? Sì, Signore. E queste parole vengono a richiamare la nostra attenzione su una grande verità: che a Dio
dobbiamo dargli il posto che gli compete. Allora la nostra vita sarà una vita felice. Se non hai riconosciuto Gesù come il tuo divino Salvatore, puoi riconoscerlo ora. E allora passare dall'incertezza alla fede, dall'incredulità alla fiducia, dal dolore all'incoraggiamento. Tant'è vero che Marta, dopo aver detto «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figliuolo del Dio vivente», allora può andare da sua sorella e chiamarla e dire «Guarda che è venuto il Maestro, è qui e ti chiama!» Può essere di incoraggiamento agli altri. Oppure, forse hai gridato e pianto e invocato per una liberazione, ma il Signore ti chiede, credi che io posso fare questo? Non dire è troppo difficile, nulla è troppo arduo per colui che è l'Onnipotente. Rispondi, sì Signore, io credo. Oppure il Signore vuole chiamarti a svolgere un ruolo particolare, vuole riaffermarti nella fede e ti chiede, mi ami tu più che questi? Non vuoi rispondere stasera? Sì, Signore, io t'amo. Chiniamo i nostri capi in preghiera. Signore, noi ti ringraziamo perché in quest'ora hai parlato ai nostri cuori. È bello essere con te. È bello perché tu vieni e richiedi la confessione non delle nostre labbra ma della nostra vita. E noi coscientemente, liberamente affermiamo ora che desideriamo riconoscerti come il nostro Signore. T'abbiamo riconosciuto ieri, ma ora, Signore, noi riconfessiamo la nostra appartenenza a te. E siamo certi che in quest'ora tu hai steso la tua mano ed hai toccato chi dovevi toccare, perché sei un Dio d'amore, misericordioso e grande. Ascolta la preghiera di chi ti invoca, anche coloro che per la prima volta sono in mezzo a noi. Tu conosci i loro problemi, le loro ansietà, i loro desideri, le loro aspirazioni. Signore, rispondi con un segno della tua potenza nella loro vita. Fa che tornando alle loro case possano vedere tutto diverso perché tu hai risolto i loro problemi, perché tu hai operato gloriosamente, perché questi cari con fede insieme con noi si sono uniti nel dirti sì, Signore, e riconoscendo la tua signoria, noi ti lodiamo e ti ringraziamo, perché nel tuo grande amore, mediante il sacrificio del tuo figliuolo, tu ci hai fatto tuoi, ed ora possiamo servirti. Continua ad operare in mezzo a noi e a benedirci nel nome di Gesù, benedetti in eterno.
Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno. Amen.